Angeli col fango sulle magliette è nata il 4 novembre da un'idea di Emanuela Isso che, leggendo un articolo di Massimo Razzi, ha dato il nome riferendosi all'alluvione di Firenze. Noi cosa abbiamo fatto fondamentalmente? Abbiamo cercato di coordinare tutti quei volontari che spontaneamente si sono buttati in strada per aiutare tutti gli alluvionati di Genova. Abbiamo cercato di prendere appelli da gente che aveva bisogno e appelli da ragazzi che non sapevano dove andare. Ad oggi non ci stiamo fermando con il nostro progetto, perché stiamo mandando avanti tutto un discorso di informazione, soprattutto per da fare comunicazione ai giovani, che sono stati i ragazzi che si sono dimostrati più attivi in questi problemi di crisi e di emergenza, e quindi dibattiti. Stiamo lavorando su delle mostre fotografiche per far sensibilizzare l'importanza della prevenzione, sia da un punto di vista architettonico, quindi di costruzioni, che da un punto di vista di persone, il cittadino stesso che per esempio non deve andare sul ponte a fare i video per vedere un bisagno in piena. E poi stiamo cercando di sfruttare la tecnologia, che è quella che fondamentalmente è stato il nostro punto di forza, cioè internet, come mezzo di comunicazione in tempo reale, come creando un sistema che servirà per alleggerire i tempi tra le istituzioni e il cittadino.